Lorenzo, ripartiamo dalla bellissima azione che ha portato al gol di Ardemagna. È rientrato in campo da pochissimi secondi. Raccontaci quello che è successo con un assist stupendo. No, sono entrato in campo, appena arrivata la palla, ho puntato la porta, ho visto il movimento di Matteo e gli ho dato la palla. Cioè, sono cose che capitano e poi ti danno magari una forza maggiore durante la partita perché comunque. Era appena entrato, abbiamo pareggiato subito, poi c'è stato l'episodio dell'espulsione, diciamo che ci ha dato una mano fare il gol subito perché poi dopo la partita si era messa un po' in difficoltà, però siamo stati bravi a reggere anche se loro sono una buona squadra. Non è un caso però quell'azione. Provate molto in allenamento queste combinazioni tra i due attaccanti ed è arrivato bel gol. Sì, il mister ci fa lavorare tanto con gli attaccanti, con il trequartista, tutti i movimenti comunque che proviamo e riproviamo e finalmente vengono anche i gol sulle cose che ci chiede il mister. Peccato per l'espulsione di Elia, l'hai detto anche tu, perché nel finale sembravate che insomma fisicamente voi stavate meglio, il Pescara era un po' in sofferenza e quella partita, rese dei conti, si poteva anche vincere. Ma diciamo che loro il primo tempo avevano avuto tante occasioni, poi l'espulsione a noi diciamo che ci ha un po' abbassati e siamo stati un po' più per difendere il risultato, anche se abbiamo avuto qualche occasione, anche uno in meno. Quindi diciamo che la potevamo vincere, la potevamo perdere il primo tempo, però diciamo, il pareggio forse è la cosa più giusta, è un punto che è importante per noi. Un bel segnale anche per te, hai confermato di avere piedi buoni, insomma è stato un periodo anche all'inizio di questa stagione dove hai avuto qualche problema fisico, un bel riscatto. Sì, no, quella è la cosa importante, farsi trovare pronti quando il mister ti fa giocare e dar sempre il massimo. Sei stato credo il secondo ad abbracciare Ardemagni sotto la curva sud, i tifosi sono stati eccezionali, si è sentito un boato incredibile al gol di Ardemagni. No, sì, sembrava veramente di essere in casa e quindi siamo contenti per questo perché comunque ci seguono sempre, erano tantissimi a Pescara e questa cosa a noi ci fa tanto piacere e speriamo si continui così. Ora bisogna pensare allo Spezia, una squadra ostica che ha giocatori molto importanti. In casa, però, dopo il passo falso col Padova, bisogna tornare a far punti. Sì, perché loro sono una buona squadra, ma comunque in Serie B è sempre difficile giocare. Sono tutte squadre che ti possono mettere in difficoltà, noi dobbiamo giocare come sappiamo, dobbiamo scendere in campo con la testa giusta e fare le cose che ci chiede il mister e vedrà che il risultato arriverà. Siamo a meno 2 dalla zona playoff e a più 5 dalla zona playout. È questa secondo te la nostra dimensione oppure qualche punto ci manca? Ma non lo so, ora secondo me è presto per dire cos'è che dobbiamo fare, però noi dobbiamo cercare sempre di scendere in campo e dare il meglio e cercare di portare a casa più punti possibili, poi vediamo, arrivati aprile, maggio, tiriamo le somme e vediamo quello che è successo. Chiusura, il tuo obiettivo personale per questa stagione? L'obiettivo personale è di far bene, poi quello che viene, viene, voglio continuare a star bene, cercare di aiutare la squadra e cercare di fare più gol possibile. Ok, grazie Lorenzo.